con quali obiettivi? Ecco, l'obiettivo di far vivere sempre meglio la città metropolitana. Io confido molto nel ruolo dei consiglieri, dei tanti sindaci della città metropolitana. Noi dobbiamo dimostrare di essere una potenza istituzionale e politica, indipendentemente dagli schieramenti. Questa è una grande opportunità. Soprattutto dobbiamo essere compatti nei confronti del governo nazionale, che continua a tagliare risorse alle città metropolitane, e alla regione, alle regioni, ma noi avremo a che fare con la regione Campania, che continua a legiferare senza tener conto della città metropolitana. Qua ci sono i territori, ci sono i sindaci, ci sono le comunità. Noi rappresentiamo il 56% della popolazione campana e tantissimi comuni molto diversi gli uni dagli altri. Quindi il mio compito è quello di motivare tutti e coinvolgere tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Quindi secondo lei è importante definire il ruolo della regione e della città metropolitana? Beh, per avere il ruolo prevede la legge, sono altri che non se ne sono accorti, ma io mi auguro che questo Consiglio metropolitano saprà, nel rispetto di tutte le istituzioni, far comprendere che questa riforma è una riforma già scritta. Personalmente non ho contribuito a scriverla, non stavo in Parlamento, non appartengo alle forze politiche che l'hanno scritta, ma credo che sia una legge che ha degli obiettivi importanti. Io la condivido in gran parte, quindi va fatta vivere, va fatta applicare, ed è grave che magari chi ha contribuito a fare questa legge sta contribuendo a non farla vivere o a disapplicarla. Mi sembra una contraddizione politica e istituzionale molto grave. Domani le attende un appuntamento importante, la firma di questo patto. E va bene, una cosa alla volta, piano piano. Ora siamo qua e domani stiamo là. Perfetto. Grazie a voi.